Proseguiamo questa mattina con i lavori del nostro convegno, lavori che già ieri ci hanno offerto molte primizie, molti spunti interessanti di riflessione, tant'è che se ci resterà qualche minuto dopo la seduta della mattina potremo dare spazio a qualche intervento, a qualche richiesta di chiarimento, a qualche osservazione, magari perché no, a qualche obiezione dei presenti. Ma senza altre parole, do la parola a Gian Domenico Romanelli, che non ha bisogno di altra presentazione, ovviamente, il quale ci parlerà delle arti nella Venezia del Gozzi. Grazie Presidente. Io mi trovavo con un tema come questo un po' combattuto fra possibili approcci alla materia. Ricostruire o riproporre una specie di rassegna del Settecento veneziano mi sembrava un po' superfluo e un po' anche pretenzioso. I libri, le mostre, i saggi critici, le antologie hanno documentato, anche se in maniera molto diversificata e molto e qualitativamente molto discontinua, la storia culturale, la realtà artistica e culturale di quel secolo. E dall'altra parte la tentazione era quella di una lettura di carattere completamente diverso e seguendo l'impostazione data da un testo che venne presentato da Pier Mario Vesco nel precedente convegno su Gozzi, cercare di ripercorrere quella che Pier Mario Vesco ha chiamato la metaforizzazione pittorica che viene compiuta nei testi di Gasparo, che utilizza appunto la pittura come una sorta di metatesto o di una grande, incompiuta e straordinaria metafora che fa riferimento più in generale al mondo culturale e al modo di leggere e di intendere le arti nelle loro varie manifestazioni e articolazioni. Certo, questa strada è una strada di grandissima suggestione, molto, molto acuta e molto puntuale, come quella fatta da Pier Mario Vescovo. Dall'altro lato invece, quindi era inutile ripercorrere l'una e l'altra strada, dall'altro lato mi sono proposto invece di vedere nei testi dei nostri autori, di Gasparo sostanzialmente, come compare il mondo pittorico, artistico e pittorico nello specifico veneziano, in frammenti, in segnali, in piccoli accenni, più o meno e poi articolati nel discorso, in frustoli di giudizi e di osservazioni che sono qua e là seminati, come voi sapete molto bene, dentro soprattutto alla Gazzetta e all'Osservatore. E quindi anche qua però, i nomi di coloro che compaiono e che sono i protagonisti del Settecento artistico, pittorico e architettonico, per esempio, degli anni, quindi dei decenni di Gozzi, sono abbastanza avaramente presenti e segnalati. Certo, per dire, c'è la Chiesa della Pietà, indicata come la chiesa più importante, la più bella fra le moderne architetture. Qui c'è una parola già abbastanza interessante, moderne architetture, no? Riferire al moderno è già, mi pare, un passo estremamente importante e significativo. Ma se noi andiamo a scorrere l'elenco degli artisti o dei protagonisti d'arte che affiorano in questi testi,
Trovate un elenco abbastanza striminzito, abbastanza povero, da parte soprattutto di un gazzettiere che quindi aveva l'occasione e la possibilità di far emergere o focalizzare eventi che ci furono di grandissima portata, e uomini, personaggi, opere e così via. Poi proverò anche brevemente ad accennare a un tema che trovo abbastanza curioso, un tema in negativo. Non si parla in nessuno, salvo che non mi sia sfuggito dalle pagine prese in considerazione, non si parla mai dei vedutisti, cioè né di Canaletto, né dei guardi, né di nessun altro che si sia dedicato a questo genere d'arte. Questo è abbastanza curioso. Poi cercherò anch'io di darne una specie di spiegazione, o perlomeno di mia lettura e di interpretazione. I nomi, vi dicevo, i nomi, che nomi compaiono? Bernardino Castelli, ma in quanto illustratore, più che pittore tradizionale, classico, anche se i giudizi su di lui sono giudizi largamente positivi. Dice che illustra una nuova edizione della Gerusalemme con illustrazioni più libere, più varie, più artificiose. Quindi viene dato a Castelli una specie di giudizio significativo e interessante in ordine alla sua capacità di comporre, tutto sommato, e quindi di finalizzare all'artificio la sua abilità tecnica. Altri nomi scorrono e sono lì presenti per caso, cioè Buonarroti piuttosto che Callò piuttosto che altri, compaiono soltanto nel discorso, non hanno nessuna rilevanza dal punto di vista così pregnante nemmeno Giorgione, che pur compare in maniera immediata, perché viene presentato il libro dello Zanetti, cioè la raccolta delle tracce d'affresco che sono salvate dall'operazione di segnalazione e documentazione dello Zanetti, viene apprezzata e viene lodata, in quanto sono operazioni e opere come il volume dello Zanetti vicine, perché documentano e testimoniano opere vicine a perire affatto per l'ingiuria del tempo. Quindi si loda questa funzione in qualche modo di memoria che rispetto a Giorgione e quindi ai nudi e alle immagini del Fontego dei tedeschi sono stati documentati. Poi logicamente invece i due termini obbligati entro i quali si muove il ragionamento critico di Gozzi sono Longhi e Tiepolo. Sono famosissimi due tre segnalazioni celeberrime, e non servirà nemmeno che io ve le vada a riproporre. Tra l'altro sono il testo più celebre è ripreso nella raccolta di poesie in lode del celebre ritrattista veneziano Alessandro Longhi, che riprendono l'articolo della Gazzetta e con lodi, fra l'altro, da parte del curatore, dicendo che è più importante e può valer di più di qualsiasi poesia, l'articolo di Gasparo Gozzi, ed è là che in qualche modo vi è una esposizione anche dal punto di vista teorico di che cosa si intende, come si muove, come si possa muovere, qual è l'ambito, il ventaglio dei due poli entro cui si muove lo sviluppo e la pratica della pittura. Per non andare a lungo e non entrare in dissertazioni, sono le parole di Gasparo, no, ma che conoscete tutti perfettamente, per non entrare in dissertazioni, vegasi la diversità che passa fra il signor Tiepoletto e il signor Pietro Longhi, padre del giovine di cui parlo, perché l'articolo è dedicato a un'opera, a un ritratto di Alessandro Longhi. Da una parte personaggi grandi, la pittura storica, quella di Tiepolo, ti presenterà un fatto d'armi, un'adunanza di personaggi grandi, uno sbarco. Il secondo, e cioè Longhi,
un'adunanza da ballo, un'avventura d'amore, una discepola di musica, e non farà men perfetta questa imitazione della prima, perché tanto ritrovi la in natura la grandezza quanto la grazia, cioè natura e grazia, che sono i due poli tra i quali si sviluppa il discorso estetico che qui sviluppa, seppur brevemente, il nostro Gasparo. Ma il pregio sta nel vederla, la grazia e la natura, la grandezza, invece il pregio sta nel vederla, come il signor Tiepoletto e il signor Longhi, nel concepimento di tal, nella sua maggior perfezione. Anche in un ritratto è necessario il concepimento di tal perfezione. Non sto a leggere perché, ripeto, è un testo che tutti conoscete molto bene, però l'uso che fa Gozzi del Longhi, adesso lasciamo Goldoni, che poi è il termine obbligato di riferimento di solito per quanto riguarda il Longhi, anche perché si cita sempre il famoso distico di Goldoni sulle muse sorelle, no? Il giudizio e la presentazione che Gasparo fa di Longhi è una presentazione piuttosto, vorrei dire, piuttosto non ambigua, ma quantomeno polivalente. Anche perché si sapeva abbastanza bene, cosa che invece ha dimenticato la gran parte della critica d'arte che si è impegnata su Pietro Longhi, si sapeva abbastanza bene che il giudizio e le fortune di Longhi, di Pietro Longhi, che erano sicuramente di grande portata e diffusa e riconosciuti, dico, questo successo, riconosciuto e celebrato, era un successo duplice e nasconde una figura, una fisionomia, un profilo del Longhi che poi, ripeto, è stato abbastanza abbandonato e dimenticato. Quel giudizio di Longhi, non tanto come di un sorridente e benevolo rappresentatore della civiltà del Settecento veneziano, ma di uno sferzante critico, talmente sferzante che, a giudizio del Paoletti, come ben sappiamo, ebbe a procurargli varie difficoltà con la censura. E questo è un giudizio di Paoletti del 1820, mi pare, e raccolto dal Paoletti probabilmente dalla voce stessa del figlio di Alessandro Longhi, che stava per vendere oltretutto, o aveva appena venduto tutti i disegni di bottega a Teodoro Correr. Dico, è un giudizio il quale poi non è stato più in qualche modo inseguito e provato in carte e in documenti, ma che è certamente un giudizio vero, cioè che corrisponde o a opinioni diffuse o testimonianze dirette da parte del figlio rispetto appunto all'impegno in qualche modo critico, di critica sociale e di critica del suo tempo e degli ambienti che frequentava, per cui nonostante il successo che Pietro Longhi aveva ed era incontestato presso tutta la nobiltà veneziana, di fatto la radicalità della sua critica era tale da procurargli problemi e censure da parte dell'autorità costituita. Questo discorso e questo giudizio e questa in qualche modo valutazione che si dà e che si è sempre inseguita per quanto riguarda il Longhi, riducendo la sua portata a quella del testimone sorridente della civiltà, di un passaggio di civiltà invece estremamente complesso ed estremamente drammatico per molti aspetti, si è riflettuto anche rispetto all'ambiente complessivo del Longhi, riducendo la portata in genere del loro impegno e la acutezza e la libertà del loro giudizio, dei loro giudizi. Poi, dopo torniamo brevemente su Longhi, per carità non voglio tirarla troppo in lungo, altri autori che vengono citati e che compaiono, e anche abbastanza, curiosamente, abbastanza in maniera abbastanza compiuta, sono il Maggiotto, un allievo di Piazzetta, come è noto, di cui si dà lettura e decifrazione di due opere, una un'opera
profana e una invece un'opera di soggetto religioso che era stata realizzata per uno degli altari della chiesa di San Nicolò di Lido, che non è stata rinvenuta, che è sparita, non è stata più rinvenuta, con giudizi molto positivi su Maggiotto, il quale unisce la solidità, secondo Gaspar Gose, di struttura del suo maestro, cioè di Piazzetta, e la leggerezza e quindi la grazia della naturale posseduta naturalmente dall'autore. Poi, lasciando Maggiotto, io scorro i nomi, Jacopo Marieschi, quindi non è il vedutista, anche qua viene nominato per un soffitto nella chiesa di San Giovanni Evangelista, Pier Antonio Novelli, ma anche Pier Antonio Novelli compare in quanto illustratore delle edizioni goldoniane. Piazzetta viene citato e viene proposto in quanto impegnato in alcune imprese decorative, ma proprio l'accenno è assolutamente corsivo. Tutti gli altri, non so se salto, tutti gli altri, compreso Tiziano, compresi i grandi, insomma, sono appena accennati, salvo poi i due Tiepolo. Tiepoletto, cioè Giambattista Tiepolo, l'ho appena citato perché costituisce uno dei caposaldi dell'estetica pittorica di Gasparo Gozzi, il figlio Giandomenico, molto più problematico dal punto di vista di un osservatore settecentesco, viene ricordato come un abile, capace ritrattista anche egli, ritrattista. Quindi l'attenzione di Gasparo Gozzi nei confronti di queste due coppie, padre e figlio, Longhi da una parte e Tiepolo dall'altra, sono veramente dei punti di riferimento obbligati, dei caposaldi, dicevo, del suo pensiero critico. E adesso non sto, ripeto, a leggervi o a citarvi le citazioni puntuali, costruiscono un piccolo florilegio di riferimenti d'arte che mi sembra abbastanza eloquente nella sua povertà, tutto sommato, nella sua povertà. Ripeto, un gazzettiere con l'acutezza, con l'intelligenza e con la ampiezza di prospettiva che aveva Gozzi, forse poteva segnalare il compimento di un'impresa decorativa, il Palazzo Grassi dall'altra parte che veniva costruito da Massari. Massari è l'unico architetto di cui si parla, perché se ne parla a proposito della Chiesa della Pietà. Ed è lui che raccoglie l'elogio rispetto all'architettura moderna di cui prima parlavo. Cioè Massari, tutto sommato, risulterebbe essere il rappresentante più significativo, e forse anche lo era, in una corrente di mezzo fra i rigoristi da una parte e i tardo barocchi dall'altra. Massari è quello che inventa un linguaggio che è di grandissima articolazione, di grandissima duttilità, e riempie la città di realizzazioni, come ben sappiamo, di chiese, di palazzi e così via. Quindi la citazione e la descrizione, che non so perché il curatore Lozardo, il curatore dell'edizione del 915 della Gazzetta di Venezia, quando Gozzi passa alla descrizione della chiesa, dice: ma qui cambia la penna, cioè è un altro autore che sovviene, che aiuta Massari, Gozzi, nel descrivere la chiesa. Non so perché l'abbia detto, perché non ci sono elementi, io ho cercato di confrontare, non ho trovato elementi, indizi che mi dicano no, la scritta, che so io, Lodoli piuttosto che un altro. Insomma, non so perché avanzi questo dubbio sull'autografia del giudizio. Mi è scappato Lodoli adesso, perché, ed era assolutamente sbagliato, però facendo un piccolissimo salto indietro, i dubbi, i sospetti nei confronti di Pietro Longhi probabilmente nascevano proprio dal fatto che Longhi ha frequentato il circolo di Lodoli, e quindi che ritrae tra l'altro un paio di volte sia da solo che nella grande frateria veneziana della Fondazione Quirini Stampaglia. Quindi i sospetti su di lui avevano ben ragione ed erano radicati, evidentemente compaiono o emergono in maniera più o meno conscia tra le righe del nostro gazzettiere. Detto questo, con poche mosche in mano mi sarei anche arreso, tutto sommato, di fronte alla esiguità di indizi, anche se poi
alcune altre osservazioni, e al di là anche, e al di là anche dalla, della, della lettura metatestuale di Pier Mario Vesco, ripeto, che si potrebbe continuare a approfondire e cercare perché c'è Mantegna che è il protagonista di uno degli, dei dialoghi nel, nell'Osservatore, perché ricorrono almeno quattro volte nei, nei testi dell'Osservatore l'affermazione, ricorre più di quattro volte l'affermazione «ma io non sono pittore», «ma io non sono pittore», no, da parte che è evidentemente la rivelazione di una inconscia, oppure «io sono soltanto un dilettante di pittura e mi faccio il mio gabinetto, disegno questo, disegno quest'altro», eccetera, eccetera. Sono evidentemente dei testi o delle notazioni che vanno lette con altra chiave che non quella della critica d'arte. Dicevo, a questo punto potevo anche arrendermi e dire ricaviamo abbastanza poco. Poi però ho voluto continuare sul discorso perché mi pareva un po' deludente come risultato. E sono andato a prendermi in mano quel poemetto che Gozzi traduce dal francese e che è L'arte della pittura, poema tradotto dal francese e pubblicato in occasione dei gloriosi sponsali delle eccellenze loro il signor Cavaliere Alvise Mocenigo e la nobildonna Polissena Contarini. Pubblicato da Fenzo, presso Modesto Fenzo, nel 1771. È curioso che Gasparo Gozzi non denunci nel frontespizio, nella lettera introduttiva, nella presentazione, chi è l'autore di questo poemetto, piccolo poema in quattro canti, sulla pittura, che egli traduce in versi tra l'altro divertenti e di qualità. Io, se non l'avete letto, con alcune citazioni che sono forse anche ironiche, esplicite, e sia gradito il diletto nome delle buone arti, onor del bel paese che Appennin parte, il mar circonda e l'Alpe. Credo che sia, non sia un furto a Petrarca, se non ironico, perché sarebbe ridicolo che si fosse appropriato, ma vi sono versi e vi sono alcune delle passaggi, alcuni gruppi che potrebbero benissimo essere di Parini piuttosto che di Vincenzo Monti, se non fosse che e uno può pensare che li abbia ripresi come è ripreso da Petrarca, ma in realtà si tratta di testi e di versi scritti dopo rispetto a quando Gozzi ha tradotto il suo poemetto dal francese. Dicevo che la traduzione, poi, l'autore poi viene rivelato soltanto nell'ultima pagina del poemetto, uno degli ultimi versi del canto quarto, di quattro canti dell'ultimo canto, ed è niente meno che il Vatelet, cioè quel Claude-Henri Vatelet, associé libre dell'Académie Royale, peinture et sculpture, eccetera, che è amico di D'Alembert. Che è amico di D'Alembert e che è uno degli autori delle voci d'arte dentro l'enciclopedia di D'Alembert di Diderot. E Gozzi non dice che la sua operazione è un'operazione un po' scorretta, per così dire, perché nell'originale di Vatelet, che è appunto L'Art de Peindre, poème, c'è tutta una seconda parte di osservazioni che in realtà sono le note esplicative del testo, che è un testo poetico, aulico, pieno di mitologia, pieno di riferimenti interni, che diventano indecifrabili se non sono accompagnati dal testo, dalle 80 pagine di note. E delle illustrazioni, perché Vatelet è anche illustratore. Nell'edizione originale, nella prima edizione, infatti, compaiono una quantità di illustrazioni a corredo non tanto del testo poetico, ma proprio delle osservazioni. La traduzione di Gozzi è una traduzione molto libera, tanto è vero che introduce elementi relativi ai suoi destinatari, e cioè Alvise Mocenigo e alla famiglia Mocenigo, e alla fine
soltanto alla fine introduce un po' di versi dedicati proprio a Vatelet, perché non poteva non farlo, visto che era una traduzione dei quattro canti di cui si compone il poema. E qui però la sorpresa maggiore l'ho avuta leggendo il poema, ma non perché le idee che sono espresse siano idee originali di Gasparo Gozzi, ma per il modo con cui Gasparo Gozzi adatta le idee di Vatelet, che sono idee avanzatissime e che spiegano l'opinione e i giudizi che Gozzi dà di Longhi e di Tiepolo. Cioè, un testo del 60 che Gozzi traduce nel 71 e pubblica nel 71, è un testo che è in un certo senso riassuntivo dell'estetica goziana per quanto riguarda le arti belle, che si dilunga e da cui evidentemente, e nel quale evidentemente Gozzi si riconosce pienamente. Ma le fonti del Vatelet, cioè le fonti esplicite e implicite di Vatelet, sono delle fonti straordinarie. Io non posso leggervi il poema, anche se sarebbe divertente, ma vi faccio soltanto alcune notazioni che forse potrebbero essere, che forse voi sapete già, che avete già letto, ma che comunque io, per mia comodità, mi sono sottolineato e quindi per esempio c'è una attenzione rispetto a Raffaello che è comprensibile considerando la fama, anche se per esempio c'è meno attenzione nei confronti di Michelangelo. È Raffaello la linea che viene scelta da Vatelet e che viene seguita da Gozzi con grande partecipazione, perché questo sì l'ho fatto, di vedere nella traduzione quanto vi sia di partecipazione personale di Gozzi nell'appropriarsi e nel tradurre i versi di Vatelet. Dicevo, un dato molto, molto interessante c'è quello rispetto alla invenzione delle grottesche. Quando osò nelle cave atre spelonche entrare e l'ombre dei romani e greci dalla quiete richiamare all'aura. Ed è un testo, ed è fondamentale questo passaggio, perché è il momento in cui a Parigi si stava proprio riscoprendo, come sapete benissimo da quel piccolo testo famoso di Chastel, è il momento in cui si riscoprono e si pubblicano le grottesche romane. No? Poi, vi sono altri, il più interessante è laddove si parla, perché la pittura è divisa in quattro, scusate mi sono dimenticato di dirlo, i quattro canti sviluppano quattro momenti diversi costitutivi della pittura: il disegno la prima, il colore il secondo canto, l'invenzione poetica il terzo e l'ispirazione il quarto. Nel primo canto c'è un dato che è molto importante, laddove si parla di anatomia. Naturalmente il vero bello è di natura, questo lo diamo per scontato ed era una condivisione di tutto il mondo settecentesco. Dunque, il vero bello è di natura, quella sia non altra tua base, e per trovarlo chiedine anatomia la guida e il lume. All'anatomia chiedi la guida e il lume. Col notomico ferro, cioè col bisturi, no? Andiamo, si vegga quel che di sotto a sua gentile testura, finissima membrana agli occhi cieli, cioè quello che la pelle nasconde, andiamo a vedere quello che c'è sotto, quello che c'è dentro. Dunque, sciolgansi quelle vette del cui moto i nostri lievi spiriti sottili sono regitori. Sviluppiam le fila tutte, si combinate e si possenti, che la macchina umana... Vi ricordate che cosa significa? Che la macchina umana muover fanno a talento dei sensi. Era uscito da poco ed era stato condannato quasi subito l'Homme Machine di La Mettrie. E oltre all'Homme Machine anche la storia naturale dell'anima, condannata immediatamente e subito messi all'indice in quanto materialisti, in quanto eretici e in tutti i sensi condannabili ed esecrabili. Io non vado avanti a leggere, ma è bellissima tutta la descrizione del funzionamento della macchina umana
che la Lametri riprende da il nostro il poeta, il teorico e poeta riprende dalla Lametri in forma proprio di citazione vera e propria di messa in versi. Dopodiché troviamo tra l'altro una osservazione che contraddice il famoso programma del secondo numero della Gazzetta, da dove il Gozzi viene visitato. Ho finito. Visitato dalla varietà, come Boezio, dalla filosofia, no? Infatti, a un certo punto c'è qui una sorta di condanna della incostanza, leggerezza di popolo e incostanza che sol pregia i capricci e delle fogge cambiate e ricambiate a sol vaghezza, che è in evidente contraddizione poi invece con l'elogio della varietà di cui parla invece autonomamente nel qualche anno prima i Gozzi. Dopodiché vi sono alcune altre notazioni che vanno particolarmente appunto per le esigenze estetiche del nostro autore. Per esempio la esaltazione dell'importanza dell'atmosfera e del come si ottenga l'atmosfera, fino ad arrivare ad una, e qui ci mette il suo Gozzi, ad un'anticipazione di quel discorso critico sulla pittura tonale che diventa uno dei caposaldi, secondo me leggermente ridicolo anche, come viene utilizzato come passepartout per qualsiasi giudizio sulla pittura tra 4 e 500, come elemento distintivo e obbligato della pittura veneziana rispetto alla pittura di altra scuola, tipo romana o tipo toscana. Vi leggo soltanto questi due versi poi un'altra cosa e poi finisco. Quel vivace splendor di tuoni, cioè di tuoni, a cui tutta rivolta è la tua mente, cioè pittore, e l'opera. Così, quando natura ordine porre vole nelle opere tue, tutte congiunte con l'arte dei finissimi trapassi. Che cos'è se non il discorso della pittura tonale, l'arte dei finissimi trapassi? Esattamente una esplicitazione in termini, diciamo così, poetici settecenteschi di un discorso che è innegabile. L'altro con il quale chiudo, e mi viene in mente, come senza citare il poemetto, però usa anche lui questa espressione, questo debito che Gozzi ha, lo usa anche Pier Mario Vescovo, ha nei confronti dell'ottica newtoniana, che troviamo puntualmente evocata e proposta nel poemetto tradotto da Gozzi. Eccoli tutti brillare in quel sì bello e radioso arco, lo cui splendore riflessato pinge del cielo la volta, e con sentir li vedi dell'immortal Newtono alla fagace esperienza che gli fece al primo ubbidiente, eccetera eccetera eccetera, che sono poi sembrano quasi espressioni alla Foscolo rispetto a colui che vide i più mondi, eccetera eccetera eccetera, ma comunque sono osservazioni superficiali. Però non dimentichiamo il passaggio ai Garotti rispetto a Gozzi e rispetto all'influsso che il Garotti ha giocato, quindi Newtonio qui ci sta perfettamente. Era più insolito invece trovare la presenza di Lametri. Con il che ho chiuso con una domanda che mi ero posto prima: come mai non ci sono i vedutisti? E qui io ripartirei proprio dalle muse sorelle, che erano Goldoni, quella che presiedevano, che omaggiavano e che onoravano Goldoni e Longhi. E quali sono le muse sorelle che coinvolgono i nostri? A mio parere sono le muse che presiedono l'attività di Carlo Gozzi e di Francesco Guardi, inventore di Capricci, e Carlo Gozzi da una parte e Antonio Guardi dall'altra, nel momento in cui si dedicano alle turcherie, agli orientalismi,
ha un gusto del così, il piacere anche della cosa esoterica, lontana, alla fiaba, alla narrazione. Cioè i capricci di Francesco, che sono la parte che compete alla parte vedutistica l'onore del maggiore interesse, della maggior qualità, sono capricci che potrebbero benissimo essere evocatori e ospitanti di tematiche, di scene e di soggetti, tra streghe, tra rovine, tra impossibili scenari, che potrebbero evocare e richiamare la fantasia proprio di Francesco Guardi, da una parte, Francesco Guardi, anche vedutista nel momento in cui arriva a scomporre, a decomporre la scena. Pensiamo soltanto a quelle ultime cose di Francesco Guardi, la sfilata di Icari in Piazza San Marco, in cui la Piazza San Marco è assolutamente non riconoscibile ed è trasformata in una sorta di circo equestre in cui sfilano dei mostri, da una parte, e dall'altra, forse che starebbe male nel grande palco eretto per Pio VI in Campo Santi Giovanni e Paolo per la benedizione in occasione della sua visita nell'82 a Venezia, forse che starebbe male la Turandot che propone i suoi enigmi. Per me no, sono perfettamente interscambiabili, e quindi le muse si assorellano anche in maniera assolutamente imprevedibile e insolita. Grazie a Romanelli per questa esposizione, in cui non so se ammirare di più così il fascino degli argomenti o la vivacità con cui ci sono stati proposti. Il programma della mattinata prevedeva a questo punto la pausa caffè, ma per cortesia della professoressa Scannapieco non ce ne priveremo, perché lei così gentilmente così si rassegna a parlare dopo la brevissima pausa di 10 minuti per il caffè, perché poi se no questa pausa sarebbe troppo avanti. Sul discorso di Romanelli ci sarebbe molto da dire, quindi preparate le vostre osservazioni. Devo dire che c'è una singolare consonanza con quello che a me è accaduto di dire ieri sull'altro poemetto sul vetro, dove Newton, grazie ai prismi così, diventa ancora protagonista. Ma era un po' il modo suo che aveva di non dichiarare mai da chi, sul frontespizio, non ce ne metteva il nome dell'autore originale. Ecco, e fra l'altro nella prima parte del discorso di Romanelli mi aveva colpito quel riferimento al binomio natura-grazia, che detto da Gozzi mi sembrava singolarmente in avanti proprio nel lessico, ma anche nell'ideario della critica d'arte o della critica letteraria del tempo del Gozzi, ma evidentemente viene invece dalla fonte francese, insomma. Ecco. Quindi agguerritevi per la discussione, e ora, proprio ancora ringraziando la professoressa Scannapieco che ce lo concede, andiamo a prenderci il caffè.